qualche anno fa. E poi ho proposto a Giorgio Giusfredi, che è lo sceneggiatore, ho proposto appunto di scrivere una storia ambientata a Matera, perché, come dico sempre, per me è un posto davvero speciale. Quindi quando posso, appena riesco a venire a Matera, ci faccio una bella passeggiata tra i sassi e mi ricarico. E sostanzialmente, vabbè, i lupi mannari, i lupi con Matera e con la Lucania, insomma, ci sono andati sempre a braccetto. La questione dei licantropi è perché comunque Dampir è una serie che parla di vampiri, che parla di licantropi e quindi... di horror, comunque, sostanzialmente, quindi appunto l'idea di unire Matera, licantropi e Dampir è stata la scintilla che ha portato poi a realizzazione di questa serie. Poi preciso, non si sa se ci sono licantropi, si suppone, perché Dampir è una serie di vampiri, quindi c'è un delitto, diciamo, molto brutale, e c'è un freak sicuramente che è peloso. Quindi tutti dicono è un lupo mannaro, però in realtà è un uomo con una malattia, non mi ricordo come si dice, è coperto di peli, no? Come i freak classici di Todd Browning o di Barnum. E quindi adesso puoi dire che ci sono, non si sa, un mistero. No, vabbè, siccome il titolo comunque... Matera si addice molto, no? Il mistero, le anguste vie, no? La notte, la luna piena, gli ululati tra i tetti, no? I sassi, e niente, insomma. Alessio è un artista che lavora con la penna Biro e ha fatto, diciamo, tutti i sassi di Matera a penna Biro, una cosa... Devo dire davvero, tutti i sassi, perché poi... Quanto ci hai messo, Alessio? Sono abbastanza... Un anno? Beh, un annetto, sì, è andato via per questo lavoro. Un anno e due mesi a disegnare sassi tra appunto Matera, Craco, Venosa, Barile nel Barile, Buto. Esattamente. Ci sono tante location. Diciamo che c'è la Lucania, quella storica, quella con più atmosfera, con più leggende, con più luoghi. Ce n'è di luoghi, sì. Ce ne sarebbe stati anche, però bisognava finire la storia. Beh sì, e racchiudere poi in 94 pagine, che comunque è la numerazione ufficiale poi della serie. Poi gli Albi Bonelli hanno questa numerazione a livello proprio di storie complete, e quindi bisognava, e in questo Giorgio è ovviamente stato fantastico, è riuscito a condensare in 94 pagine storia, atmosfera, geografia, tutte le materie, i nazisti, perché sappiamo, insomma, Matera, il 21 settembre del 43, insomma, ci fu, insomma, quello che c'è stato, insomma, i nazisti. Ora, come si collegano queste cose non si sa, sì, però infatti, questo Giorgio è stato... Vedrete che c'è tutto un senso.